Carpa! Sì! Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Crimax! Allora, ci siamo, in sessione, siamo alle Giarrette, postazione Gadia. Sarà una sessione di due giorni e speriamo che il tempo regga. Per adesso c'è un po' di luce, ma quindi si spera che il tempo regga. Allora, già da subito vi vogliamo dire un po' come abbiamo deciso di impostare questa sessione. Il progetto. Allora, l'idea è questa. Pasturazione non in grandi quantità, con del pellet al pesce, più che altro mirato sul sacchettino. Come inneschi abbiamo deciso di partire utilizzando entrambi il mix Climax, e poi io userò le boilies della Ocean Big Carp, le Ocean Blend, e userò le boilies della Discharge Mulberry. Sì. Quindi io avrò questi tre inneschi di base, poi ovviamente se il lago, le carpe appunto non desiderano mangiare questo, ovviamente cambieremo in corso d'opera. Max appunto, anche lui, so che usa il mix Climax, poi un rapido mix e una popapina alla prugna. La prugna mi sembra, no? Che avevi detto, ok. Quindi queste sono di base, partiremo così. Se poi le carpe mangiano, andremo avanti così. Quindi per ora boilies popapa alla prugna. Rapido mix climax ocean blend e discharge esatto. Mulberry. Sacchettini saranno fatti appunto con quanto riguarda appunto le boilies di big carp, il nostro mix con pellet al pesce, accompagnati da quell'attivatore della Bingo. E mentre per discharge e la prugna, il solito sacchettino fatto con pellet fruttato o della stick Discharge, mix, perché Max farà anche degli stick mix. Sì, esatto. Quindi, questa è un po' l'idea di base, di partenza. Vediamo come va, in corso d'opera potremo cambiare, perché bisogna cercare le carpe e alla fine non è che dobbiamo per forza fossilizzarci su determinati tipi di esche. Qua purtroppo è un lago particolare, difficile per alcuni aspetti, quindi bisogna variare. E basta, iniziamo qui. Si parte. Buona visione. Eccolo qua, bastorione, adesso lo ripariamo. Com'è qui? Bello, parecchio. Attimo ragazzi, sono tornato da Max perché
abbiamo messo una canna un po' fuori mano. T'ho detto che partiva. Ed eccola qua ragazzi, questa sono andato a cercarla su, su uno spot che non è la posta come avete visto, ma abbiamo capito che essendo in frega vanno a mangiare molto sotto i canneti, quindi ho deciso di mettere una canna fuori dalla posta, fuori mano, e ha ripagato proprio sotto riva a mezzo metro dal canneto, un po' di pellet ed è venuta lei, e adesso la salutiamo. Allora ragazzi, parlo a bassa voce perché c'è movimento qua sotto. Allora, situazione questa, abbiamo notato che le carpe sono molto sotto le sponde, quindi ho deciso di prendere una canna, toglierla dal pod e, come vedete, buttarla in questo spiazzo qua. Sto pescando a 20-30 cm dalle canne, un po' di pellet nel raggio d'azione e una boilies pop-up. Dopo 5 minuti è partita la canna, quindi questo, come abbiamo già detto tante volte, dimostra che il carp fishing non è una pesca statica ma è una pesca di movimento, bisogna cercarle le carpe. Adesso abbiamo ricalato tutto, ci siamo aiutati col dipper, abbiamo capito che le carpe erano molto alte, quindi siamo andati col dipper a cercarle dove erano sul fondo e abbiamo tirato là. E niente, adesso vediamo se siamo fortunati di nuovo e vediamo di riuscire a tirare fuori un'altra. Bisogna cambiare ragazzi, bisogna cambiare, cercare le carpe. Ok ragazzi, altra partenza cattivissima. Aspettate che metto la videocamera bene. Questo spot inizia a rendere parecchio. Cri, vado a vedere l'altra canna che stava partendo. Bisogna cercarle le carpe. Altra carpa insidiata dall'altra parte della posta. Oh. Eccola qui. Bella. Eccoci, tutto bene? Un infarto quasi. Le corse!
appena calata. Aspetta. Vengo un po'. German rig. E ci regala una specchi. No, no, una regina, scusa. German rig, ragazzi. Allora, ragazzi, come vi ho detto, col German rig, una piccola dumbbell pop-up, ed eccola qua. Sempre sotto il canneto, una bella reginella. E via andare. Sta pagando tanto quella postazione. Ok, la rilasciamo. Allora, colgo l'occasione per mostrarvi un po', per chi non è mai stato a Leggiareto ovviamente, com'è la zona qui dietro praticamente. Oh, carpe, un attimo. Aspetta che magari ve la faccio vedere. Ma penso si veda un poco. Sono qua non sotto. So se riuscite a vederle. C'era un bel branco. Niente, vabbè, perso. Comunque, stavo dicendo che per chi non è mai stato a Leggiarete, nella parte appunto dietro del lago, quindi dove c'è la postazione secca, platano, gadia, si entra da di là. Come vedete c'è tutta la strada che arriva e poi ci sono tutte le postazioni, vedete, platano 2, la postazione è ben fatta, sono tutte ben fatte qui, fatte bene, è un lago gestito veramente veramente bene, posto molto bello, pulito, ordinato, vedete c'è anche il pontile. Ah, cosa molto importante, in tutte le postazioni c'è il regolamento, quindi ricordatevi che se avete qualche dubbio qui c'è scritto tutto e c'è in ogni postazione. Proseguendo, oh, carpa, vediamo. C'è? Ha suonato, prepariamoci, andiamo verso di là intanto. Un attimo ragazzi, continuiamo dopo il video. Vediamo se parte qualcosa. Allora, ci ha dato, adesso vediamo se avrà un seguito o meno. Passo allarme. Vabbè, comunque dicevo, come potete vedere, è tutto molto ben curato e gestito. Adesso torniamo indietro, vi faccio rivedere un po' tutto il posto. Allora, eravamo rimasti alla postazione Platano, che avete visto il pontile, però come vedete tutte le postazioni sono segnate, sono curate, ordinate, pulite, una riva, pianta la tenda, come vedete lì, sotto avete la postazione per i pod, questa è appunto la nostra, la cadia. E vedete, abbiamo il cavalletto pronto con le telecamere per inquadrare appunto le partenze quando ci riusciamo, e poi c'è la zona dove abbiamo deciso di adibire per mostrarvi le catture, che è questa qui, la culla, e qui c'è il cavalletto pronto per essere veloci appunto a passare la telecamera da una parte all'altra, perché la carpa deve stare fuori il meno tempo possibile, quindi siamo un po' attrezzati in questa maniera. Bene, adesso speriamo di vedere qualche altra cattura. La giornata sembra una bella giornata, basta, la giornata prosegue, ci si vede più tardi. Allora, sono andato a prendere la videocamera perché ovviamente questo poi viene ripreso. Oh là là! Stavo cadendo, ragazzi. Oh là! Allora, è
una specchi. Dai. Ah, c'è ragazzi, c'è. Per climax. Ragazzi, poco fuori. Eccola qua. Le specchi sono sempre le specchi. Me la giri un po', Cri? Stupende. Bene, signori. Veloci. Bene ragazzi, vado ad aiutare un treno, il mio socio. E German Rig paga. Slamata giusto prima di entrare nel guadino. Un attimo Max, devo calare. Sì, vai tranquillo. Bene. Eccola qua. Piccolotta. Non importa. Guardate che belle. Caduta sempre sul German Rig. Ragazzi, scusate. Ragazzi, abbiamo appena chiuso la live. Porca miseria. Non si può riaprire. Allora, scusate l'euforismo, ma l'euforia, ma abbiamo appena chiuso la live. Non eravamo preparati. Quindi, per chi ha visto, per chi era in live, questo è successo 3 secondi dopo. Ragazzi, porca miseria. Abbiamo appena chiuso la live. 3 secondi, schiacciato stop. È partita. Comunque. Eccola qua. 3 secondi dopo la chiusura della live. Che bella, Cri. Sta signora qui è venuta a trovarci. Guardate i segni della frega. Bella. Ciao bella, torna a trovarci. Anche domani, non serve quando sarai più grande. Sarebbe stata la terza carpa in live. Porca miseria. Un attimo. Max, si è dimenticato di mettere il sonoro sul sensore. Così. Cosa? Incastrato da qualche parte. Aspetta che arrivo. Il guadino però. Sì. Qui è una bomba. Ok.
prospetta una bella carpa. Solo che sento come se mi fossi sbigliato da qualche parte. Con calma la togliamo fuori. Devo mettere, tanto non si vedrà niente lo stesso, l'inquadratura qui, sperando che qualcosa si veda. Lascio qua. Allora, o è un storione enorme, oppure è una carpa di una certa sostanza. Oro! Una sberla, ragazzi! Non so se avete sentito. Ha tirato una sberla. Bene, storioncino. 15 kg, lo lasciamo andare, dai. Max è abbastanza provato. Ecco il rilascio del nostro amico. Riossigeno bene, adesso mi darà una scodata. Eccolo. Ciao. Ragazzi, gli storioni ti provano. Poverino, aveva un amo incagliato sulla schiena. È rimasto impigliato lì. Meno male che gliel'abbiamo tolto. Max? Basta. Ananna. Finito. Ananna.